Ben ritrovati a Vera Mattina dopo questa terribile storia che vi abbiamo appena raccontato. Continuiamo a parlare di violenza e di aggressività, questa volta cambiando assolutamente tematica, perché dai talk televisivi ai reality, passando per le trasmissioni di sport, ma anche di politica, la TV si trasforma in un ring. Capita persino di passare dalle parole alle mani, tutto questo a favore di telecamera. Ma che prezzo ha quello che accade quando accendiamo il televisore? Che impatto ha su chi guarda? Noi ce lo chiediamo, tenteremo di rispondere a questa domanda in compagnia dei nostri ospiti che vi presento, a cominciare dal dottor Stefano Callipo, presidente dell'Osservatorio Nazionale Violenza e Suicidi. Ben ritrovato, dottore, grazie. Ringrazio il dottor Alessandro Lanoce dal Piemonte, sociologo, buongiorno. Grazie a Francesco Longobardi, criminologo e presidente dell'associazione Medea ODV, buongiorno, ben ritrovato. E allora, come dicevo poc'anzi, l'ultimo episodio in ordine di tempo si è verificato su una rete nazionale, durante una trasmissione del Maurizio Costanzo Show. Due uomini di cultura, due uomini che si occupano di informazione, da una parte Vittorio Sgarbi, dall'altra Giampiero Mughini. Non era la prima volta che accadesse che due insomma, si alzassero un pochino nei toni, questa volta però il rischio è che si potesse arrivare alle mani e di sconfinare in una vera e propria aggressione fisica. Dottor Lanoce, partirei proprio da lei, dall'impatto che la violenza e l'aggressività ha su chi guarda, anzi Stefano Callipo, perché mi dicono che il collegamento con il dottor Lanoce è da ripristinare. Sì, si tratta di situazioni che mai avremmo voluto vedere, ma a cui purtroppo ci stiamo abituando. Le liti, stavo leggendo questa mattina sul giornale Repubblica, per esempio, sembra che ci sia una lite ogni 2 minuti. E questo significa purtroppo vivere una condizione che potrebbe in un certo senso abituarci, perché le liti spesso attirano ovviamente le persone, ma non soddisfano gli utenti. Questo cosa significa? Significa che spesso noi creiamo una sorta di dipendenza, anche se noi non vogliamo lucidamente seguire queste risse in TV, in realtà ci sentiamo fortemente attirati. Un meccanismo simile a quelli delle sigarette o dell'alcol. Ma chi a pagare di più spesso sono i giovani. In che modo pagano più i giovani? Pagano i giovani con un aumento di aggressività, un aumento di stati d'ansia, ma talvolta anche di slatentizzazioni, di sociopatie. Quindi gli effetti per i più giovani possono essere anche importanti. Francesco Longobardi si occupa di violenza, si occupa di violenza sulle donne, di violenza di genere, ma anche di bullismo. Ecco, il rischio che questi contenuti possano, essendo rivolti a un pubblico vasto, attecchire soprattutto sui giovani e portare al fenomeno dell'emulazione è più alto che mai, evidentemente. C'è una responsabilità in capo a tutti noi. Io non posso che associarmi a ciò che ha detto il dottor Calipo, ma a dire di questo, per noi purtroppo è un fallimento che quotidianamente cerchiamo di contrastare la povertà educativa, ma oramai ci siamo abituati a questa violenza gratuita che ci viene dalla TV, perché c'è un codice deontologico, un codice etico della TV che non viene mai rispettata. Non è la prima volta che assistiamo a questa purtroppo violenza in trasmissione, certi personaggi che ancora tutt'oggi vengono invitati perché comunque si guarda più allo share, si guarda più all'audience, ma non si guarda sulla qualità. Sono 15 anni che oramai che la TV purtroppo è inguardabile sotto certi aspetti. Naturalmente è devastante sotto l'aspetto degli adolescenti questo. E come diceva poco fa il dottore, è ovvio che ci si abitua poi a questo, anche perché purtroppo le cose negative siamo attratti e quindi questo ci porta a vedere le conseguenze e a fare in modo che la gente rimanga vicino agli schermi. Ecco, il dato inquietante è proprio questo, che si sacrifica, come dire, l'educazione sull'altare dello share, evidentemente, e vado dal dottor Lanoce, ma siamo forse anche noi, in qualche modo, selezionando i contenuti a indirizzare le politiche
editoriali, le scelte autoriali dei programmi che sempre più spesso infarciscono le trasmissioni di alterchi, liti, diverbi e quant'altro. Quindi forse prima di dare una responsabilità autoriale a chi mette a punto queste sceneggiature, dovremmo chiederci se non siamo anche noi, attraverso la nostra libera scelta, il famoso libero arbitrio, a indirizzare quelle scelte che poi vengono fatte. Sì, intanto buongiorno. Sicuramente la spettacolarizzazione dei denti, e quindi soprattutto anche le violenze, rendono sempre più attraenti certi programmi per certi versi. Si cerca la lite, si cerca nei testi, e si cercano personaggi in grado di utilizzare questi comportamenti. Dobbiamo chiarire anche cosa significa comportamenti violenti, perché normalmente aggressività fisica, ma in realtà ogni comportamento antisociale viene osservato e diventa un modello soprattutto quando questa violenza appare in termini reali priva di conseguenze, perché è fine a se stessa, e quindi violenza come insulti, le urla, piuttosto che il sopra gli altri, sono quasi accettate nelle regole delle trasmissioni. Ricordo che una volta litigava soprattutto davanti alle trasmissioni sportive, poi si è andati nei reality e nei talk, la violenza peggiore in realtà la noi la vediamo nei giornali normalmente, quindi è difficile poter dire, dice alcuni di censurare alcune spettacolarizzazioni. Il problema è che semmai è importante che a fianco alla visione ci sia anche un adulto, un commento o una persona matura che possa in qualche maniera metabare e comprendere laddove c'è spettacolarizzazione e dove in realtà è soltanto un modus per attirare l'attenzione. Ecco. È un confine molto labile, dottor Stefano Callipo, no? Perché a volte, diciamo, chi si intende di televisione quando assiste a scene come quella che abbiamo raccontato poc'anzi, ma molte altre, perché il taglio, devo dire, è davvero trasversale delle trasmissioni che adottano questa, come dire, politica, queste dinamiche litigiose. Ecco, dicevo, gli addetti ai lavori capiscono che c'è dietro una costruzione, no? Ma non tutti lo sanno, quindi prendono per buono, prendono per vero quel modo di comunicare. Ecco, è forse un problema di comunicazione, di come ci relazioniamo con gli altri. Sì, certamente il problema di comunicazione costituisce il fulcro centrale, ma l'aspetto che più preoccupa è il processo emulativo, da soltanto i giovani spettatori. Paradossalmente riguarda anche persone con molte feste. Cosa significa? I battiti cominciano ad avere un valore sempre più soffio. Cosa significa? Che magari davanti a una situazione che è avvenuta, per esempio ieri sera, risposta al social, se ne parlerà per settimane, e poi dopo un periodo di latenza noi stiamo in attesa di una successiva crisi. Cioè, quando noi vediamo, per esempio, due persone rimaste, ci aspettiamo poi che questo possa sfociare in qualcosa di sperato. Ecco, questo atteggiamento che indica il fatto che siamo in una condizione di ricerca di questa sorta di adrenalina. Nulla di più sbagliato, ma soprattutto innescare un processo per il quale, laddove non si arriva a far valere le tue persone, la comunicazione appunto si arriva attraverso lo scontro verbale, a volte anche quello.
Guardi, che insomma, con la sua associazione spesso ha cercato di contrastare fenomeni come il bullismo attraverso lo sport. C'è un bellissimo evento che si chiama appunto Emozioniamoci, diamo un calcio al bullismo. Parlando di reality, ha sorpreso e colpito molto quanto avvenuto all'Isola dei Famosi durante una delle ultime puntate, quando il campione di pugilato Clemente Russo, insomma, ha letteralmente minacciato un suo compagno, un suo collega, Nicolas Vaporidis. Ecco, lo sport noi lo vogliamo intendere con un'accezione positiva di inclusione, poi quando accadono cose del genere purtroppo è come una macchia che in qualche modo oscura quello che di buono si fa o si cerca di fare. Non so se mi sente Francesco Longobardi. Non la sentiamo. Non la sentiamo. E allora torno dal dottor Lanoce per un'ultima considerazione. Ecco, appunto, lo sport, gira sì. Un po' quella che era la domanda rivolta al dottor Longobardi, lo sport come mezzo di inclusione, come strumento di socializzazione, e poi però davanti a casi come questo si trasforma, come dire, in un precedente davvero poco edificante per chi lo mette in pratica, no? Perché in quel momento Clemente Russo non è soltanto il concorrente dell'Isola dei Famosi, ma rappresenta anche l'Italia, lo sport nelle sue medaglie, nei suoi traguardi raggiunti a livello sportivo. Sì, potrei dire che nel contesto della violenza talvolta è ridimensionato, come in questo caso, dal fatto che addirittura la situazione diventi paradossalmente umoristica. Ecco, quando la violenza diventa quasi folcloristica, diventa un atteggiamento di macismo in questo caso, viene anche ridimensionato la forza della violenza. E soprattutto c'è un fatto che la violenza noi la colleghiamo sempre a una sofferenza. E quando in alcuni contesti non si vede, non traspare questa sofferenza della vittima, e la violenza diventa poi di fatto un modus operandi normale. Ecco, in questo caso sicuramente le parole che diceva lei riguardo alla pratica sportiva, io le dico che pratico uno sport agonistico, pratico la scherma, e che porta alle estreme conseguenze l'aggressività, ma c'è soprattutto un fair play, c'è un codice etico che nello sport domina, mentre invece sembra sfuggire completamente nelle trasmissioni e nei momenti pubblici, laddove questa etica sembra proprio essere l'oggetto di scherno, l'oggetto di da rimuovere, perché ostacola un rapporto che diventerebbe di per sé normale e non appunto uno spettacolo come deve essere. Grazie ai miei ospiti, noi dobbiamo fermarci per la pubblicità. Ringrazio Stefano Callipo, psicoterapeuta, presidente dell'Osservatorio Nazionale Violenza e Suicidi. Grazie dottor Callipo, grazie al dottor Alessandro Lanoce, sociologo. Un saluto e un ringraziamento anche a Francesco Longobardi, presidente dell'associazione Medea ODIV. Noi ci fermiamo per la pubblicità subito dopo il nostro talk, in cui cambieremo decisamente argomento. Restate con noi.